Sanremo. Una bella sigla. Siamo a Sanremo. Sì, beh, adesso non è che c'è deve ancora, c'è solo. Beh, è il periodo giusto per essere a Sanremo. No, non Sanremo. Non Sanremo. Sanremo. Siamo a Sanremo. Nel primo, nell'immediato primo, secondo dopoguerra. Cioè, perché c'è stata una prima guerra, poi c'è stata la seconda, però immediatamente prima della fine. Era finita. Perché le guerre. Siamo in guerra, insomma. Siamo dopo l'8 settembre 1943, a Sanremo. Entroterra. Proprio la storia di un bambino. Un bambino, un ragazzo, 10 anni, senza madre, il padre. Marinaio, che insomma. Cosa fa? Frequenta i grandi. Lui vuole essere adulto. Gioca con i grandi. Sta meglio con i grandi che con i suoi coetanei. Ruba la pistola a un tedesco. Riesce a farlo. Quella volta, adesso puoi rubarla. I tedeschi adesso non si accorgono di niente. Ma quella volta. La nasconde. Dove la nasconde? In un nido di ragni. C'è un sentiero dove ci sono i nidi di ragni. Che succede? Quando succede? C'è di mezzo un emarginato, uno sfigato, lo beccano subito. Sempre. Lo beccano. Dove va a finire? Riesce ad evadere grazie all'aiuto di un amico. Poi l'amico lo dimentica, lo perde per strada, ne trova un altro, lo prende, la mano broccia, su in mezzo alle montagne, entroterra, scopre un mondo di partigiani, la resistenza. Le bande, cosa c'erano? Le bande. C'erano le bande. Conosce dentro il dritto, aiutami. Pelle, lupo rosso, tutti nomi in codice. All'epoca. Anche perché fai il partigiano, non metti il tuo nome, con la firma, cioè fai. Erano nomi in codice. Il romanzo è la storia di Pin, suo viaggio. Che è proprio il codice Pin. Da quella volta si dice codice Pin. Tutto sì. No, venite. Bisogna stare attenti perché il codice Pin, se lo scrivi tre volte sbagliato, poi bisogna sapere il codice PUC. E lì è un po' un casino perché nel libro non c'è il però PUC. Si può leggere tre volte il romanzo di cui parleremo oggi parleremo del sentiero dei nidi di ragno che è Ramiro che è il protagonista. Di questa puntata di PN Books. Cos'è? PN Books. Stiamo parlando. Allora, mania di fargli PN Books. Cos'è PN Books? È un torneo di lettura organizzato da pordenonelegge.it in collaborazione con PN Books. Con il sostegno di BCC. Questo è importante da dire. Come mai PN Books e PN Books? Com'è questo passaggio che uno dice ma è impossibile? Che legame c'è? C'è che uno legge... male PN Box e gli viene fuori PN Books. Ecco da qui il titolo geniale che è stato inventato in una notte buia e tempestosa. Come funziona ultimamente? Come funziona questo torneo? Di cosa si tratta? Ci sono delle squadre, sono delle selezioni di ragazzi di scuole superiori. Diverse, ragazzi, in senso essere umano, perché essere umano, certo, sì. Combatteranno questa gara, parteciperanno a questo torneo. Ci sono i quarti di finale, poi si va alla semifinale e poi alla finale. Bravo. Quindi oltre alla finale non andiamo perché già il nome finale è proprio prelude alla fine, come dire. Benissimo. Che faremo? Che succederà? Abbiamo parlato di un libro, delineato la trama, l'abbiamo delineata così come potevamo ovviamente. Ci abbiamo messo del nostro però insomma. Faremo, in cosa consiste Ramiro? Noi faremo delle domande. E loro daranno delle risposte. Fin qua. Le domande non è che le abbiamo inventate noi, noi siamo meri esecutori. Riflettenti. Noi diciamo le robe, ma no, perché ci hanno detto di dirle. Non che siamo deficienti. Sì, qualcuno le ha scritte. Qualcuno le ha scritte, ci sono dei professori. Qua dietro è così.
qua dietro, qua, così di, qua, di quella gente là. Se sentite odore di bruciato, sono loro che pensano, che professori. Loro hanno scritto queste domande e noi le faremo a voi, voi dovete rispondere allora, alle domande. E che poi si fa ora? Andremo subito al sodo. Andremo, prima di andare al sodo, andiamo a conoscere, però, a conoscere le nostre vittime. Le vittime. Sì, certo. Allora, i due istituti che si sfideranno oggi, a suon non di sberlotoni, ma di libri. Di libri. E sono questi, conosciamoli. Allora, conosciamo, allora... una porta microfono, più che portavoce. No, vabbè. Matilde. Allora, voi siete, dite l'istituto. Marchesini, che è di... Sacile. Anche tutti lo sanno, non è qua, che qua siamo in streaming. Qua, ragazzi. Marchesini, che era un ciclista. Era un intitolatore di scuole, quello sicuro. Non si sa chi sia Marchesini. Sappiamo, quindi si va su. Poi Valentina, come ti chiami? Cioè, scusa. Valentina, là dietro come siamo? Valentina. Sara. Stella. Stella. Quale Stella? Stella, ce ne sono tante. Tommaso. Fermo là. Cosa fate voi al Marchesini? Studiamo. Studiamo. È una scuola. È una scuola. E studiate. Beh, insomma, è importante avere le idee chiare. Capire bene, l'obiettivo. Lo scopo è uscire. Come vai tu a scuola? Come vai? Passiamo alla prossima domanda. Okay, allora, come ti chiami tu? Cristina, che va benissimo, si Sara. Vede proprio. Sara. Ricominciamo, che non mi ricordo più niente. Tu sei Matilde. Allora. Bene, voi siete una selezione, non siete una classe, giusto? Voi così vi siete offerti, mi pare di capire sì. Che... Vi siete proprio offerti, proprio io. Volentieri. Bene. Per partecipare a questo Books. Bene. Veniamo alla nostra sinistra. Sinistra. Andra. Allora, aspetta, voi siete la scuola? Flora. Di? Pordenone. Quindi una scuola di scienze naturali, botaniche. No. La scuola di? E uno pensa subito... Di... Per essere flora c'è una bella fauna, vuol dire, non è che proprio per buttarla là così. Cosa fate? Alberghiera, turistico, commerciale. Un elemento assolutamente, tutto, hai capito? Assolutamente laterale nell'Italia di questi tempi. Nessuno vi considererà. Alberghiero. Allora passiamo la palla a Giulia. Giulia. Già detto. Tu come mai hai deciso di essere qui? No, troppo difficile domanda. No. Non volevi venire. Jennifer. Con la Jennifer. Angela. Chiara. Caterina. Ancora poco, eh? Sì. Irena. Sei sola. È un errore o proprio no, Irene, è voluto? Irene, se sono tante, Irena, se è una sola. È ugnola, è lei. E tu la Valentina. E tu sei Valentina. Valentina. La portavoce è... La portavoce è quella che parla. Sì. E quella che scrive è un'altra. Vuoi fare tu la portavoce? Ok, la portavoce. Benissimo. Allora, avete gli strumenti, fatto. Proviamo... Proviamo i pulsanti. Proviamo i pulsanti. Che figura di me. Vabbè, allora io l'avevo però, detto, bastava una roba da schacciare, niente, quello deve scorreggere. Metti il cuscino, invece il cuscino. Allora, non l'hanno voluto. Ragazze, si può partire? Possiamo partire? Come siete? Volete la domanda a questo punto è quella solita. Volete far marenda? Perché la marenda portata o fatta. Sì, noi non ce l'abbiamo. Ce la sono portata. Ve la siete portata? Facciamo una pausa, volete mangiare, parare giù qualcosa? Elisa c'ha la marenda, non vi dico altro. Vuoi dividerla? No, non vuoi dividere. No, assolutamente. Bene, allora saltiamo la marenda e cominciamo. Il libro immagino lo abbiate letto. Beh, come immagino? Palese. Palese. Palese? Pavese. Come pavese? Quale libro avete? Il sentiero. L'avete letto? Questo qua, bene. Lo conoscete? Sono quelli giusti. Ho sbagliato puntata. Sì. Può essere facile sbagliare il libro. Allora, ecco. Avete un minuto di tempo dal momento in cui noi finiamo di esporre la domanda. Chi si prenota prima, voi dovete scrivere la risposta che pensate essere esatta nella vostra lavagna e alla fine suonate il mandolino, il trabicolo che avete. In quel momento anche...
l'altra squadra deve smettere di scrivere. Ma proprio Valentina deve suonare, perché lì ci sarebbe bisogno di uno un po'. Un po' più velocino. Vabbè, Valentina. Vabbè, avete scelto voi, eh? Scelto voi. Chi è causa del proprio mal, pianga lo stesso. Ecco così. Allora. Andiamo con la prima domanda. Siete caldi? Siete pronti? Siamo tutti emozionati. Siete prima qua. Potete giocare anche voi. Domanda. E non scusate le spalle, e dico spalle per non dire altro, perché è brutto dire culo in diretta. È vero. Dai. Almeno okay. sedere. Allora, andiamo con la prima. Vai tu. Faccio io. Occhio, allora, ragazzi, consultatevi e scrivere e via. Balinari. Allora, a chi è dedicato il libro? Via con il tempo, non fatevi sentire. Ecco, il timer è partito. Ferma. Quadra. Stop. Quadra Marchesini. Kim. La risposta è Kim. La risposta giusta è a Kim e a tutti gli altri. Colpo di scena, la squadra che non è riuscita a prenotarsi. Perché non vi siete prenotati? Perché non è andato il pulsante? Tu sei riuscita a scrivere a Kim e a tutti gli altri. Bene. Io a questo punto presenterei la giuria. Direi che non per c'è dire dubbio. Che chi si è prenotato poteva aspettare. Poteva perché completare. Ha vinto la squadra del Flora. Ha vinto. Primo punto. Beh, non è che... Prenotatevi. Non a vuoto, non a vuoto. Ci raccomandiamo sempre, la risposta deve essere il più possibile completa. Domanda numero 2. E ricca di informazioni. Bene, allora... Come viene definito il vicolo? Via con il tempo. Il romanzo di cui parliamo è Il sentiero dei nidi di ragno. Il vicolo, com'è definito in questo romanzo di Italo Calvino del 1940, se voi non avete letto 1940, voi... insomma nella prima attorno. Metà del Novecento, più o meno, subito dopo la guerra. Siamo a 33 secondi. Abbiamo detto, ma che facile questa domanda, nessuno riesce a... Non volevamo neanche in farla. Italiano, In italiano, dai ragazze, forza. La domanda... Fermi. Si prenota il Marchesini, sentiamo. Sentiamo il Marchesini. Allora, com'è definito il vicolo? Era la domanda. La prima risposta è stretto con palazzi alti e sotto? Carrugio. Carrugio era la risposta esatta, giusto perché non vadano dal andiamo notaio. Andiamo a vedere, vicolo del Carrugio. Vicolo del Carrugio che puzza di... Piscio. Quelle parolacce, non si scrive no. Puzza, che odora di piscio. Bene. Poi continuate a fare risposte giuste. Bene, allora si sono prenotati loro, quindi il Marchesini, la risposta il punto va è al esatta, Marchesini. Era Carrugio. Non lo so, scusa, stavo facendo un po' gli affari miei con... Allora, come va a casa? Bene. Dai, chi c'è che ci guarda? No? C'è qualcuno che ci sta guardando. Streaming. Nessun loro parente, a quanto nessun pare, perché parente. Ho fatto un nessuno piccolo sondaggio. Sa che siete qua? Forse sì, però cosa solo di Sara. No, vado a porta no. Allora, la domanda successiva è questa. Come viene volgarmente definita la sorella di Pin? Le definizioni devono essere due. Due definizioni. Piano. La due sorella di Pin. Due definizioni. Pin era quello del codice. Il famoso codice di Pin. Ci da siamo. Lì è nato. Si prenota ancora una belli volta decisi. Il Marchesini. Allora, la risposta del Marchesini è la nera del Carrugio lungo, Rina... Scimmia. C'è una non è completa. Leggiamo la risposta del Flora. La nera del Carrugio lungo, cavalla. Chiediamo la regia, sono sbagliate entrambe perché una definizione è giusta. È giusta, cioè la prima l'avete detta nera del Carrugio lungo. Prima ci avete messo un'ora a ricordarvi Carrugio, adesso l'avete scritta entrambe. L'altra definizione della sorella era materasso, ecco. Perché dormiva molto. Dormì, si sa.
dico si così, sa che cosa faceva. No. Dormiva, era lei stesso un materasso. Per cui nessuno si aggiudica. Nessuno si aggiudica, siamo ancora 1-1. 1-1. 1-1. Prossima domanda. Qual è l'esclamazione usata frequentemente da Pin, via col tempo? Prima il Flora. Risposta? Mondo boia, e la risposta è giusta. Un altro punto. Bene. Notavo che hanno cambiato lo scampanellatore di qua, perché Irena, buonanotte, suona. Cosa? Come cosa? E quindi appena hanno cambiato Caterina subito più, la botta. Caterina è più, più adrenalinica. Bene, allora andiamo con la domanda successiva. È una domanda lunga. Falla tu. La faccio io. Allora, è lunga anche qui la precisione. Ci raccomandiamo. Allora, è un omone con la faccia camusa, come un mascherone da fontana. Ha un paio di baffi spioventi e pochi denti in bocca. A quale personaggio appartiene questa descrizione? Via con il tempo. Un omone con la faccia camusa. Di già nuovo fatto. Il Flora. Cucino. Sono al Flora. Cucino. Al Flora si cucina. È cugino con la C? Con la G. Se uno fa un orrore di ortografia, però. Ma cugino come si scrive? No, se non ci metti la gamba è di ortopedia l'errore. No, a quanto pare. Io lo sapevo così. In stampatello, Flora, scrivono ancora in stampatello. La risposta è giusta, cugino. Per un attimo. Anche voi avevate scritto giusto. Sì, cosa sì, certo. Scritto? Non lo so, ha fatto così col gomito, allora, l'ha cancellato. Ha scritto zio. Bene, allora siamo 3-1 per l'Istituto Flora. E a questo punto noi chiudiamo il primo blocco e il riassunto l'abbiamo appena fatto. Due chiacchiere con i ragazzi, come va? Tutto bene. Pensavate bene. Peggio? Pensavate fosse un po' più... Speravate nella marenda voi? Torniamo a piene bocca, magari. No. Allora, adesso noi dobbiamo farvi vedere un inserto, come si dice? Sì? Ah, non sai tu. Che classifica hai? Che scaletta hai? Allora, c'è un club de théâtre in televisione, perché noi adesso vi faremo fare una domanda da un addetto ai lavori, che non è un muratore che fa le ma carte. Ma è neanche uno sì, che insomma scrive così. Occhio, perché qui... Lo sai, infatti, allora, è uno che scrive sapendo di farlo, non come me. Ecco, che il commento però, no. sul libro. Di un professore, di un direttore, di un dottore, cavaliere, potenzialmente cavaliere, un sacco di cose. Ci farà un commento al libro, quindi giusto per così per entrare un po' anche nei temi, nella storia, atmosfera un po' di questo sentiero dei nidi di ragno. Alla fine porrà una domanda. Vale. Ok? Vale, da quel momento partirà il timer. Finita la domanda. Voi avete un minuto di tempo per rispondere. In video noi non la ripetiamo, Partite bene. Con la siete tranquille, risposta. Siete pronte, volete salutare casa? Non c'è nessuno che vi guarda. No, tanto nessuno vi sta guardando, però magari domani sì. Tommaso, perché noi siamo on demand. No, perché dopo domande Tommaso, vuoi salutare qualcuno dei tuoi amici che in questo momento si stanno divertendo come matti, ubriacando, sì, facendo altro mentre tu sei qua? No, sinceramente. Non hai amici? No. Sì, ne ho, ma non ho voglia di salutare. Non ne voglio salutare. Quindi, tanto, se sono amici tuoi, mica stanno guardando queste robe qua in streaming. No? Esattamente. Quindi, fai quello che vuoi. Bene, bene. Vediamo questo filmato messo in onda dalla nostra possente regia. Il sentiero dei nidi di ragno è un libro che viene ascritto alla cosiddetta letteratura della resistenza, però diversamente da altri tentativi di dare ordine
a quelle che erano le esperienze drammatiche che vengono dopo l'8 settembre, insomma, che riguardano l'occupazione nazista, la guerra partigiana, tutta una serie di eventi, Calvino vuole mantenere vitale la forza, l'avventura, anche il disorientamento di quei momenti. Allora decide di leggere quella realtà in maniera tutta diversa, con gli occhi di un bambino o di un ragazzino, Ping, e attraverso una visione grottesca, attraverso una interpretazione che lasci lontana l'ideologia, anche se il capitolo 9 ha un tentativo di sistemazione, ma insomma in realtà abbiamo veramente una visione di un momento drammatico, disordinato, vitale per certi aspetti, e però allo stesso tempo di un senso di colpa, di un senso di vita ancora da giocarsi tutta, con un forse rimorso per qualche cosa che è passato, ma che non è però del protagonista. Il ragazzo che è inconsapevole di ciò che sta avvenendo a livello della storia, vive questa esperienza in maniera sincera, diretta e chissà mai forse formativa. È il libro della cosiddetta letteratura della resistenza, dicevo, il più sincero, probabilmente il più significativo. E adesso viene la domanda, assurda faccia di cavallo verde. A chi appartiene questa descrizione? Siamo qua. Il timer è già partito, partirà fra pochissimo. Assurda faccia da cavallo verde. Il timer, eccolo lì, è partito. A chi appartiene questa descrizione all'interno del romanzo Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino? Allora, per favore. Allora, le squadre del Marchesini e del Flora si stanno, sembrano che si mettano Lisis d'accordo per la pizza. È un errore? Si prenota il Flora, fermo Marchesini. Allora, smetti di scrivere, non ha mai iniziato Elisa. Valentina, gira alla sorella di Pin. Non l'avete letto tutto? Leggiamo la risposta del Marchesini, do qualche chance, inutilmente. Leggiamo la risposta. Il buco nero, il vuoto. Il vuoto nella lavagna bianca. Il buco nero. La risposta è ai grilli visti da vicino. Facciamo un applauso al professor Villalta. È riuscito a mettere in difficoltà. A tappeto. No. Non è facile, perché mettere in difficoltà loro magari, ma loro che sono lì che... Sì. Quindi è evidente che il prof ha aperto il libro a caso, ha detto qual è la roba più difficile che posso fargli. Va bene, allora... Ma adesso vi sovviene qualcosa rispetto a questa definizione? Sì, no, qualcuno sì. Avete delle assurde facce da cavallo verde anche da voi. Cavallo verde... Allora, proseguiamo col secondo blocco, continuiamo la serie di domande... Allora, la prossima domanda è un po' impegnativa, nel senso che prevede una descrizione. Siate il più possibile vicini a quello che è il romanzo, perché dovremo valutare anche la correttezza della definizione. Quindi non è una risposta secca. Punti, la punteggiatura, insomma. Allora, ecco, andate a capo bene. La richiesta è questa. Sì, ci sono le sillabe. Fornite una descrizione fisica di pelle. Via col tempo. Ovviamente non stiamo parlando della pelle del protagonista. Via pelle di pollo, pelle, fatto da uno pelle, dei figlio pelle, di pollo. Uno dei tutti i pesci vennero dei personaggi. E la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio di pollo. Le cagate san tutto, ragazzi. No, pensavo io, però. Il Flora incredibilmente si è già prenotato. Sentiamo questa descrizione. Ma come fate? Allora, magrolino, raffreddato, pelle gialla. Scrivi come gli indiani, tu. Allora. Qualcosa c'è. La risposta esatta la do, perché ve l'hanno scritta. Un ragazzo gracile. Può essere un sinonimo? Sempre raffreddato. E siamo due. E siamo due.
con dei baffetti appena nati sopra le labbra sbavate dall'arsura. La pelle gialla non c'entra niente con i baffetti. Non volevo dirlo. Però. Bene, la pelle gialla. Per ora voi avevate, vediamo se per caso. Se per caso avete raffreddato. Leggi pure. Leggi pure. Occhi rossi, raffreddato e basta. E poi. Beh, direi che il Flora si guadagna questo punto. Quarto punto, mannaggia. Dai. Come bisogna fare? Complimenti. Dai, 4-1. Volete fare un giro? Sgranchirmi le gambe? Fare un po' di allenamento? Come, un po' come? Di Gatorade, 8 Gatorade per il Marchesini qua. Uno grande con 8 cannucce? Non so. Un po' di Red Bull da dare dentro? No, non qua, si può. Non si può, Red Bull sono giovani. In una discoteca qua. Allora, andiamo con le successive. Andiamo con la successiva domanda. Che è una domanda... multipla. Sì, multipla cioè la domanda è una sola. Le risposte sono multiple. No, no. La scelta della risposta è una, però... La scelta... Si sceglie una delle tante risposte la che scelta, si potrebbero... Ci stiamo incasinando per voi, per darvi tempo di pensare. Okay. La scelta è multipla, voi dovete dare una scelta, cioè la domanda è A, B o C. Aspettate la fine della lettura e poi scrivete A, B o C. A, B o C. Non okay. Tre. Ma non A, B o C. Una... Sì, hanno capito. Allora, quali sono le due passioni di pelle? Dai, vai avanti. A, la lotta e la natura. B, la politica e gli amici. C, le armi e le donne. Via col tempo. Flora. Bruciati. C, ancora una volta il Flora si è secondo me vale un punto. Siamo a 5-1. Le armi e le donne. Le armi e... Allora, siamo alla penultima domanda del secondo blocco. La domanda è questa qui. Chi s'addormenta con la guancia posata sulla copertina? Punto di domanda, via col tempo. Istituto Flora, Istituto Marchesini, si prenota. La risposta è cugino. Ed è la risposta, fai il... No, io tengo per loro. No, dico... devi fare... Io per me va bene. Devi dare... Cioè, per me va bene. Io tengo per loro. Fai quella roba lì. È sbagliato, vediamo il però Flora. Però io tengo per loro. Il Flora leggi tu che io... No, cioè, per un calo di pressione. Scusa, ma... Ero di fretta. Risposta no, è sbagliato. La risposta esatta in realtà è... Zena il Lungo, o forse Zena, visto che si parla forse di Liguria. Zena il Lungo. Nessuno si aggiudica il punto. Andiamo punto, con l'ultima domanda. Beh, potremmo però darglielo a loro. Che no. Hanno suonato per primi. Allora, io chiedo alla giuria di eliminare il conduttore di parte. Scusa. Conduttore di parte, a monte tutta la partita. Vai. Allora. Domanda multipla. Domanda, come a, prima. B a, B o C. Allora. Chi uccide il falchetto? A, Zena il Lungo. B, Mancino. C, Ciglia. Qua. B. B. Hanno suonato prima loro. Loro? Sì. Secondo me. Marchesini si aggiudica il punto sul filo di lana B, di qua. Il Mancino. Mamma mia. Chissà con che mano. Allora... Come va? Oh, li stiamo prendendo. Li stiamo prendendo. Cioè, guarda, siamo lì, allora, cominciano giuria, a sentire il fiatto sul collo. Giuria, monitorate il conduttore di parte. Come pensavate peggio? Pensavate meglio? Vi state divertendo? Non è ancora finito. No, ma dico, come vi sembrano queste domande? Fattibili? Sì, sono... Sì. Tu non sai niente, tu ti hanno portato... Non riesci a parlare? Mi hai detto non riesco a parlare, te l'hai detto. Sei concentrata in un altro libro. Sul libro. Quello della prossima settimana. Vabbè. Ottimo. Come siamo? Ci avesse messo tanto a leggerlo, il libro? No. Perché, insomma, lo chiede per farsi coraggio. Sì, perché io... Sono libri che in... Ah, sì, 3-4 giorni. Li mangi sì, 3-4 giorni. Lo mangi. Solo andando in bagno, solo in quel momento là, no? Sì. Tommaso, secondo me Tommaso, forse la copertina ha visto Tommaso.
Tommaso. Tommaso ha detto ci manca uno. Tommy, Tommaso, vieni tu. Aveva, non, so, non importa. Lui ha dietro. Saputo la prima, Kim e tutti gli altri e basta. Perché dicendo ha letto, solo Kim. Perché ha letto il frontespizio. Basta, esatto. È arrivato lì. Cioè, ti portiamo solo se fanno la domanda a chi è dedicato il libro. Allora a questo punto. Non vi sarete mica divisi il libro? Ah, cioè perché uno legge il primo capitolo. Perché noi capito. Facevamo così. Noi, sì, noi facevamo il Kennedy e facevamo vabbè, così. Insomma, esatto. Manteniamo il livello un po', insomma, dignitoso. Vabbè, no, ma il Kennedy allora, cioè, non è che sia... Ha fatto chimica, no? Chimica, pensa. Voi fate chimica? Perché gli... Sì. Gli zii di... Adesso facciamo gli affari nostri. Sì, no, scusate, ma gli zii, due zii di Calvino... Erano chimici. E avevano sposato sicuro due... Sicuro che Primo Levi, quello? No. Due di Budoia. Due chimiche. Due chimiche. Quindi ha detto, io sono l'unico al mondo ad aver avuto quattro zii chimici. Lui sosteneva questo, pensa. Vedete quante curiosità si che... scoprono di un partner? Vabbè. Allora, noi però... Siamo un programma che fa della cultura. Fa dell'antimonio. Della cultura il suo fulcro. Noi non siamo qua per scaldare la sedia. Pasticcio, per scaldare la sedia. Noi vogliamo entrare nel libro, sia esso un sentiero, sia esso un nido. Entriamo nel nido, ma non entriamo noi. No, ci facciamo guidare attraverso. Un pordenonese che legge. Pordenonese che legge. Da tempo che noi sosteniamo che Pordenone legge, Pordenone legge. Invece il Pordenone che tutti vanno in giro e nessuno legge. Pordenone fa la coda, sarebbe da cambiare il nome alla manifestazione. Pordenone fa la coda.it. È che era troppo lungo, non c'era una home page, perché andava fuori dal quadro. La coda usciva. Negli smartphone, dovevano metterli così per leggerlo, insomma. Allora, in effetti c'è qualche pordenonese che legge, noi lo abbiamo scoperto, e adesso sentiremo uno di questi pordenonesi, nella fattispecie Carletta Manzoni. Carla Manzoni, che è un'attrice. Un'attrice, quindi non... Non possiamo dire... Collega, perché cioè, si no, offenderebbe. No, quindi sono pordenonesi, insomma. Sì, non il primo che passa non per il la primo strada. Che passa, bravissimo. Non il primo che passa per la strada. Sì. Oddio, fosse il primo. Beh, potrebbe essere. Primo è il primo. Che poi con la Carletta può succedere, che lei è sempre in giro, può essere che quando hanno detto, ma il primo che passa legge, passa lei, è sempre in giro, può essere che sia stata può lei, essere che sia per lei. Questo motivo quindi, qua. Però, adesso, sentiamo vedremo. Carla Manzoni. Pin è al suo torrente. È una sera con poche rane. Girini neri fanno vibrare l'acqua delle pozze. Il sentiero dei nidi di ragno sale su da quel punto oltre quel canneto. È un posto magico, noto solo a Pin. Laggiù Pin potrà fare strani incantesimi, diventare un re, un dio. Sale per il sentiero a cuore in gola. Ecco i nidi. Ma la terra è smossa. Dappertutto si direbbe che una mano è passata, strappando l'erba, muovendo le pietre, distruggendo le tane, rompendo gli intonachi d'erba biascicata. È stato Pelle. Pelle sapeva il posto. È stato lì, con le labbra sbavate, tremanti d'ira. Ha scavato il terriccio con le unghie, ha ficcato stecchi nelle gallerie, ha ucciso tutti i ragni uno per uno per cercare la pistola P38. Ma l'ha trovata? Pin non riconosce più il punto. Le pietre che aveva messo non ci sono più. L'erba è strappata a cespi. Doveva essere qui. C'è ancora la nicchia scavata da lui, ma è piena di terriccio e frammenti di tufo. Pin piange, a testa tra le mani. Nessuno gli riderà più la sua pistola. Pelle è morto e non l'aveva nel suo arsenale. Chissà dove l'ha messa, a chi l'ha data. Era l'ultima cosa che restava al mondo a Pin. Cosa farà adesso? In banda non può più tornare. Ha fatto troppe cattiverie a tutti, a Mancino, alla Giglia, a Duca. Asena il Lungo, detto berretta di legno. All'osteria c'è stata la retata e tutti sono stati deportati o uccisi.
Resta solo Michel, il francese, nella Brigata Nera. Ma Pin non vuol fare la fine di pelle, salire per una lunga scala attendendo lo sparo. È solo sulla terra, Pin. Però, qualcuno qua mi ha chiesto, ma perché non ci avete dato la cassetta e ci sentivamo la manzonda a casa e ci risparmiavate di leggere tutto questo libro? No, brava, no. Brava, brava, veramente, l'ho seguita proprio dall'inizio alla fine. No, brava, brava, no. Carletta, Carletta, no, brava. Carla, insomma. Avercene, avercene. Allora, poi c'è... Espressiva. Sì, sì, poi senza occhiali così non è facile. Sì, c'è la lettera, carattere 18. Allora, ragazze, qui. Si dice sì. Buongiorno. Ci siamo? Ci siamo? Allora, adesso è arrivato il momento. Il momento Clou. C'è sempre un momento Clou nella vita. Non serve più quel coso lì. Non serve più la lavagna, puoi chiudere il pennarello. Siamo arrivati al momento. Ci deve durare altre 7 puntate. Al momento dei rigori. Al momento dei rigori. Dei rigori. In cosa consiste? C'è una palla, la si metteranno là e uno deve tirare. No. No. Allora, noi diremo come ai rigori, non a caso, perché essendo simile ad un torneo di calcio, insomma, ci volevano i rigori. Noi diremo il titolo di un libro. Di un libro. Che è stato pubblicato nel mondo, diciamo da Gutenberg in poi, e voi dovete rispondere l'autore. Del titolo. Basta, tutto qua. Ecco, il tempo è molto breve. Breve, nel senso che avete 5 secondi, per rispondere. Quindi, botta a rispondere. Stiamo ripetendo un po' le regole anche per voi a casa, perché potete partecipare anche voi. No, a casa, uno a casa risponde. Da solo però. Non è che telefona, rompe le balle a noi. No, però metti che siete in due. Per la soddisfazione, ecco, per la soddisfazione uno, vostra. E rispondete prima di loro. Sì, dopo a casa dite, visto che la sapevo. Alla femmina. La femmina che spella patate, come Ping. Che fa marenda con le patate. Almeno loro fa marenda. Allora, possiamo iniziare. I rigoristi. Allora, sono 5 rigoristi, come a calcio. Come, i rigoristi della squadra del Flora sono sulle mani? Siete eccoli voi, là, bene, i rigoristi del Marchesini. Eccoli là. Eccoli là, bene. Allora, noi cominciamo questa gara. Allora, rigori di libri. Uno, nessuno, 100.000. Luigi Pirandello. Un punto. Ah. Vai subito. Vado. Io non ho paura. Giuseppe. Il nome c'era però. Bene. Zero. Niccolò Ammanniti. Bene. Il ritratto di Dorian Gray. È Oscar Wilde. Benissimo. Vai. L'idiota. Dino Buzzati. Niente, vai. Era Dostoevsky. Il giardino dei Finzi Contini. Bassanini. Niente, vai avanti. Tommaso, a ciascuno il suo. Devi metterci anche altre cose. Vicino a... si dice anche le... Oliver Twist. Dickens. Vai. 8. 8. Orgoglio e pregiudizio. Quasi. L'espressione è quella giusta. Mannaggia. Il processo. No. Risposta sbagliata. Rimaniamo a 8. L'ultimo. L'ultimo. Addio alle armi. Bastava cambiarsi di posto e questo tu lo sapevi e lei sapeva l'altro, vedi? Tante volte mancata, vince la prima puntata di TNT, l'Istituto Flora, 8-2, trattati, brave ragazze, è andata, dai. Non è stato facile, ma è stato facilissimo invece.
Non è stato facile perché allora, vi siamo stati alle costole. Dovevamo fare 40 minuti, ce l'abbiamo fatta. No, c'è. Allora noi no, dobbiamo... c'è di buono che qua questo torna buono la prossima volta. No, è tutto intero? No, è tutto intero. Allora noi dobbiamo chiudere questa puntata. Naturalmente ringraziamo le insegnanti, gli insegnanti che vi hanno seguito, vi hanno costretto voi, a fare. Ma soprattutto voi, perché la scuola siete voi. PN Books. Ringraziamo chi ha voluto insomma fortemente questo gioco, questa sfida, quindi la fondazione pordenonelegge.it, PN Box, perché qui siamo negli PN studi, Box, e la BCC che con il suo sostegno ci dà la moquette, no, cioè, ci dà una mano, un bel sostegno. Allora, noi vi diamo appuntamento mercoledì prossimo alla solita ora, stessa rete. 16, alle ore 16. Alle ore 16. Diciamo a chi ci guarda, chi ci guarda sa già che siamo in streaming. Siamo in streaming. Ma chi è lì sa già che se è in streaming, lo sa già. Lo sa già. Quindi però diciamo dite, a chi non è... Diffondete. No, allora, anche a chi non è in streaming, come fa... Se non è in streaming sarà on demand. Insomma, chi se uno non può oggi, può domande. Voi se siete lì, lo streaming è facile, live.pnbox.tv, se dovete diffondere il link e Pordenone sul sito di Pordenone Legge. Naturalmente non è che li mandiamo a casa con una marenda, con un grazie. Qualsiasi, c'è un premio, che non è un banalissimo premio in denaro, capaci tutti grazie. Di dare 100-200 euro a testa, così. Perché passano il turno, siccome il sostegno è della BCC, noi siamo persone di cultura. È una banca differente e non dà soldi per dire. Non dà soldi. Li prende e basta. Quindi colpo di scena, il premio è per i vincitori un prestigioso... Adesso spiegarglielo, facendo credere che sia una roba figa. Allora un prestigiosissimo... Allora, avete mai partecipato a Pordenone Legge? Pordenone Legge? Sì, volentieri dalle facce. Sì, quindi avete partecipato agli incontri, ecco. Avete fatto tanta coda, tanta fila. Ecco, bene. Con questi evitate la fila. Quindi diventate... Un'entrata prioritaria, privilegiata, come stampa, press. Quindi farete la fila dall'altra parte, quella del priority. Voi avete vinto. E va qua, giusto, perché è più prestigioso questo. Qua bisogna capirsi anche. Questo. Vedi, anche se non hai detto niente, è un ingresso prestigioso. Questo. Anche a Irena. Questo. Le altre Irene come stanno? Bene? Stanno a casa? Questo. Una alla volta me le dai. Chi questo. Te le saluti. Sto mettendo alla prova la tua torsione, faccio fare ginnastica. Basta. Lina, dove sei? Ah, eccola qua. C'è anche Lina. Lo abbiamo risparmiato. Bene, allora. Allora no, c'è il concorrente misterioso. C'è un'altra ragazza. Adesso però dov'è? Sta male. Certificato medico. E poi le diamo. Allora. Ti preoccupi tu? Prego. Per i perdenti, c'è un bellissimo libercolo. Cos'è? È bello. C'è un errore. Sapete una di quelle cose che non vanno via? Raccolta foto. Questo qua è Pordenone Legge, ma di scritto c'è poco. Vedi, c'è un refuso, c'è un apostrofo in più. Manifestazione con l'apostrofo. È fatto di immagini, momento. Quindi non serve leggerlo, basta guardarlo. Quindi va bene in bagno, sostanza. Tommaso, è facile da capire, lo puoi aprire tranquillamente, non sverrai. Allora, perché l'ho visto già io. Lui mercoledì ci prossimo, ore 16. Ci sono 16. Le due riserve, streaming. Lo dai tu, Valentina? Oppure venite qua, si può venire qua. Potete venire, c'è posto. Fino a esaurimento nostro quindi, della gente che c'è qua attorno. Anche voi, se ragazze, volete imparare come si fa, tornate a trovarci. Ma anche no. Allora. Salutate con la manina, così come si fa allo Zecchino d'Oro. Arrivederci. Evviva! Voi applaudite. Yeah! Dove lo è? A mercoledì, ore 16.
Complimenti. Brava, ragazzi. Pesava, eh? Pesava.